Cari videogiocatori e care videogiocatrici, siamo arrivati alla terza parte di Resident Evil Revelation 2. Allora, siamo qui con Barry e con Natalia, e io cosa devo fare? Ah sì, devo prendere quella chiave, giusto? Sì, siamo arrivati fin qui, prenderò quella chiave e andremo avanti. Allora, chiave sala di controllo, ok. Sono pronto e carico per andare ancora avanti, eh. C'è un nemico qui. E immagino che tu, Natalia, essendo una bambina piccolina, puoi passarci. E qui sicuramente sarà chiuso, sì, infatti. Ok, quindi devo utilizzare te, Natalia, no? Lo sapevo, devi fare attenzione proprio perché te sei in difesa, in confronto loro. Sei a rischio. Qui non c'è nulla. Lancia mattone, ah. Ah, è lì il nemico, ok. C'è qualcosa più avanti, attento. Prendi il mattone, ok. Ah, glielo posso spaccare in testa? Vabbè, è coraggiosa la bambina. Ok. Sembra andata, vabbè. Ok, qui c'è qualcosa, cos'è? Polvere da sparo, ok. Abbiamo tratto della polvere da sparo, poi potremmo fare dei colpi, suppongo. Devo aprire a... Ok, apri. È aperta. Ok, via libera. Hai più fegato di me. Eh sì, sei coraggiosa, eh. Per essere una bambina. Mi ricordi Sherry di Resident Evil 2. Anche lei era coraggiosa e si usava in alcune parti del gioco. Qui? Ma bisogna spingere, ok. Niente di complicato. Ah, qui c'è qualcosa, poi ci scenderò. Posso già scenderci in realtà. Magari controllo prima di qua. Ah, io devo andare di là, ok. Di qua. Di qua, sì, la stessa strada. Ah, sì, dove c'era quel macchinario, niente di. Direi di andare da questa parte. È la sala di controllo. Via libera. È chiusa dall'altro lato, niente. E te pareva troppo bello per essere vero. Allora vado di qua. Ok, qui ci sono, eh. La torcia come si accende? Ah, così, non mi ricordavo più come accendere la torcia. Ok, qui. Ah, un mattone che può usare Natalia, no niente. Per ora c'è Barry. Attento, c'è qualcosa sul pavimento. Cos'è? Esplosivo. Natalia, senti qualcosa? No, uno là, ok, niente. Ma no, per ora andiamo sempre con Barry. Ma lì ce n'è uno. Dietro. Ok. C'ho ancora un po' di colpi, sì. Qui c'è una lettera. È quella che avevamo già letto? Sì, scritto in rosso. Sì, quella che avevamo... da quanto ho capito, questa dovrebbe essere una prigione russa, sovietica. Ok, sei vivo o morto? Morto. Allora, di qua non vedo nulla. Natalia? C'è qualcuno lì, eh? Ecco. Eccolo lì. E ti ho visto.
sorte di... Oh, l'avevo già letto? Oh, no, questo non l'avevo letto, mi pare. Avviso sull'esecuzione degli esperimenti. I sensori con cui sono stati equipaggiati gli esperimenti misurano i livelli di adrenalina e di noradrenalina per valutare il livello di paura del soggetto. I colori cambiano in base a quello. Verde normale, arancione ansia, rosso lampeggiante paura, rosso mutazione. Se il sensore del soggetto diventa rosso, vuol dire che è già passato allo stadio mutazione. Sparategli immediatamente. Ok. Adesso sappiamo qualcosina di più. Allora, io provo ad andare di qua anche. Volevo fare una visitina. Eccolo lì. Mi conviene accendere la torcia perché non vedo una mazza. Ok. Sono venuto qui, ma mi sa che non ci sarà niente di utile. Sì, questo qua l'avevo già letto, ok. Provo ad andare a vedere di sotto. Non l'avevo visto. Non l'avevo notato, mannaggia a me. Sono sceso così senza guardare. No, non ci sono pericoli. Troverò qualcosa qui? Qui dove c'era... dove abbiamo usato Claire e Moira. Dove era pieno di insetti, no? Sta stanza. Sì, sono venuto qui ma per niente. Sì, qui non c'è nulla, non si può fare niente, torniamo indietro. Lei non è venuta? Ah sì, no, è dietro di me, non l'avevo vista. Andiamo avanti, andiamo, andiamo. Che non ho molto tempo io. Dovrei registrarne almeno due. Velocissimo lì. Mi sembra normale. Devo andare di qua, no? Ce la fa lei? È passata anche lei. Di qui? Magari dopo, voglio prima vedere di qua. Non c'era più niente. No, sì, di là si può andare. L'ho mancato. Qui lei può passare, no? Sì, ho fatto bene a venire qui. Vai, Natalia. Pensaci tu. Un oggetto. Un'erba. Abbastanza buono. Oh, ah sì, di qua. Ah sì, adesso qui dovrei togliere la corrente, esatto. Abbiamo tolto la corrente. Come sono andata? Sei stata brava. Brava. Brava bambina. Sei comunque molto meglio di Ashley di Resident Evil 4. Quella era petulante. Leon, Leon! Sempre così faceva Ashley. Allora, proviamo ad andare di qua. Qui ce l'ho già stato, ok, ma è la mappa? Ma come si guarda, come si vede la mappa? Non mi ricordo. Non so i tasti della mappa, vabbè.
Sì, una deve andare di qua, niente, l'altra di là. Dovremmo cercare qui di sotto. Ah, lì. Buonanotte, sogni d'oro. Allora, qui. Ah, sì, qui era. Adesso che è fermo posso passare, no? Sì. Cosa facciamo? Ah, lì avevo usato. Potremmo uscire da quella parte, se avessimo via libera. Appunto, se l'avessimo. Ma non l'abbiamo. Qui? Ah, non l'avevo vista questa. Allora, lì non posso andare perché c'è il fuoco. Proviamo ad andare di qua. Devo stare attento a ste celle perché eccolo lì. Ancora. Mi ha preso da dietro qualcuno. Quello dietro non l'avevo visto. Finiti i colpi? Ok, cure ne ho? Sì, l'erba sto usando, ok. Devo andare qui dentro, no? Qui abbiamo la chiave, perfetto, entriamo. Qui con... non mi pare che... di essere entrato con Claire e Morgan. Questo qui cos'è? Una piccola... aiuto. Cos'è sta roba? Serve aiuto? Deve farlo lei? Ah. Niente, ho sbagliato. Sì, perché non ho... non avendo messo la vibrazione. Ok, è andato. Abbiamo aperto. Ripassiamo a... dopo guardo qui, prima c'è qui un file, leggiamo. Rapporto sulla fuga. Ho sparato e ucciso il soggetto J038 mentre tentava la sua fuga. Il suo corpo è stato smaltito secondo norma. L'utilizzo della cella numero 1 all'entrata del secondo piano è proibita fino a che il muro non venga riparato. Ok. Quindi abbiamo saputo che un soggetto è fuggito. Sta qui, servirà qualcosa? Ecco, un altro errore. No. Ce n'è ancora uno, eh. Un bel po' più di uno, eh. Allora. Devo spararli in testa. Mi faccio almeno più danni. Ah, ancora vivo. Mi ha visto. E vai a nanna, su. Ho aperto le celle. Sì, poi devo comunque andarci lì. Qui c'è anche qualcosa, mi sa, eh. Dopo però, magari controllo prima le celle di qua. Qui niente. L'altra cella niente. Niente. Sono tutte vuote? Ah no, qui c'è qualcosa. Qui c'è una lettera. Allora, di 3 pagine, attenzione. Diario del prigioniero, scritto in russo. 7 agosto. Quanti giorni sono passati da quando mi hanno rinchiuso qui?
Ci torturano tutti i giorni, li chiamano esperimenti. Per cosa? Spero che non prendano nessun altro. 8 agosto. Il mio povero fratello è rinchiuso qui con me. Oggi gli hanno bruciato il braccio sinistro con qualche attrezzo sputafuoco. Poi con un altro lame gli hanno tagliato la gamba sinistra. Hanno detto che faranno lo stesso domani con i suoi arti rimanenti. Mi ha supplicato di ucciderlo. Non riesco a levarmi queste sue parole dalla testa. Sono abbastanza traumatizzato. In più le guardie mi hanno detto che se muore io prendo il suo posto. Ci sarà mai una fine alle nostre sofferenze? 9 agosto. Il giorno che più temevo è arrivato. Non riesco più a sentire mio fratello, ma i passi della guardia. Viene da questa parte. Avrei dovuto supplicare per la mia morte quando ne avevo la possibilità. Quindi era uno di loro, quello che abbiamo appena accoppato, forse era uno delle cavie di loro qui. Da qui un po' di... no, niente. Controllo anche le altre. Qui c'è un buco, ok, si doveva andare una taglia. Ed è ok. Munizioni e pistola. Allora, andiamo. Le altre, quelle tra di là, non le ho viste, le voglio... voglio vedere cosa c'è. Non ci sarà niente. Qui niente. Niente. E niente. Ok, allora andiamo in quella di là. O meglio, mandiamo Natalia. E solo lei può passare nei vicoli stretti. Ok. Deve fare attenzione. Delle impronte? Dei piedi? Qualcuna scalza? No, non voglio che... ho sbagliato. Pensavo che mi facesse analizzare le impronte, invece mi ha fatto tornare indietro. Proviamo a scendere. Non può più tornare su, eh? Come fa a tornare la ragazzina? Topo? Il mattone ce l'ho. Sì, dove c'è il fuoco qui. Lei può girarlo in pratica. Può risolvere il problema, Natalia. Adesso arriva Barry, giralo. Voilà. Ce l'ho fatta. Puoi dirlo forte. Adesso lo rigiro, no? Il problema è risolto. Possiamo finalmente uscire da sta prigione. Bene, ce l'abbiamo fatta. Liberi. Ah, è diventato notte. Questo posto è veramente malato. Dirigiti alla torre. Sì, dove eravamo arrivati con Claire. Saranno con Claire e Moira. Saranno ancora lì l'amica e la figlia? Siamo quasi alla torre radio. Sembra tutto tranquillo, ma è meglio tenere gli occhi aperti. Oggetti utili? Niente. Riesci a riconoscere qualcosa? No, mi dispiace. Non importa. Non è che poi sia così importante ricordare la struttura. Ormai sei libera. Libera per modo di dire, in realtà siamo ancora imprigionati in questi. Siamo quasi, ce la fai? Sì, ho le gambe forti. Andiamo. Incontrerò qualche nuovo nemico? Ah, eccola là, la torre.
questo qui? Piede tipo, ah, devo aprirlo Moira. Non l'avevo notato al primo giro, cioè con lei. Di qua non passeremo più perché ormai sarà rotto completamente, ecco. Siamo al capolinea. Cosa facciamo? Ora dovremo trovare un'altra strada. Lo immaginavo, volevo controllare, ma lo sapevo già. Era stata Moira a spezzare, per così dire, una parte di questo ponte già malandato. Mi sa che dovrebbe essere questa qui la strada, l'unica. Niente, non è. Ah, beh. Dall'altro lato. Lei può passare, però. Barry, è chiusa. Cosa faccio? Devi rompere il lucchetto. Vedi qualcosa intorno che puoi usare? Ah, non lo so. Una cassa no. Devo andare alla ricerca di qualcosa. Provo a salire di qui, Barry. Mi devo allontanare un po'. Perlomeno non ci sono pericoli. Ma se non trovo niente. Qui c'è un'altra cassa, ma niente di che. Qua non c'è nulla. Qui? Munizioni per il fucile. Chi mai le avrà messe lì in mezzo all'erba? Ah, eccolo qui. Intanto spacchiamo anche sta cassa. Altre munizioni. Ah, ce n'era anche qui intorno, non l'avevo notato. Ok. Voilà. La porta è libera, aperta. Bel lavoro. Natalia sa anche improvvisarsi un fabbro. Restami vicino, ok? Ok. Saliamo. Vabbè, ah, però aspetta. Ti devo dare le munizioni, Barry. Ah, una bottiglia, sì. Non può, ah, beh, passa. Passa. Non è passata Barry, andiamo. Tanto è Barry quello esposto ai pericoli, non lei. Chissà dove ci porterà questa strada. Della legna, una casa. C'è qualcosa là fuori. Qui tagliavano la legna, però mi sa che c'è anche qualcos'altro oltre alla legna. Te senti qualcosa? Ah, uno lì. Sì, l'ho visto. Ah, fa da solo. No, non posso far niente. Che brutto questo. Un altro tipo. Ops. Non fare rumore. Stai indietro. Non è più lì. E dove è andato? Dove è andato? Non qui. Intanto carichiamo l'arma. Tu amico, come stai? Non tanto bene. Ma di qui non c'è niente. Mi
Mi sa che se n'è entrato dentro la casa. Non ho le prove per dimostrarlo, ma deve essere così. Io entro, eh. C'è una scia. Qui c'è qualcosa. Ah, no, niente. L'erba verde. Lì c'è una porta di qua. Ah, la stessa strada, eh. Cosa di utile? Sì, munizioni. Solo quello, nient'altro. Ok, dovrò andare di qua. Adesso proverò ad aprire la porta e arriverà quello, dai. Ehi. Che cos'è? Che cosa c'è? Ho visto qualcosa. Dice qualcosa intanto. Tieni Barry. Lì. Cola lì qualcosa. Sangue. Adesso mi sbuca da dietro, dai. No, non mi è sbucato da dietro, ero convinto. Qui devo uscire, non c'è... Adesso appena esco, boom. No. Ah, quella lì era chiusa prima. Come era chiusa questa, ne sono certo. Cioè non era aperto, sì. Mi sbaglio io? Sì, ma cosa devo fare? Tornare indietro o no? E andare avanti. Di qui ovviamente non c'è nulla. Devo ritornare dentro. Ah, eccolo da dietro, l'ho visto, l'ombra. Ecco. Ma mi ha preso, non è giusto questo, non è carino. Ho visto che mi hai rotto le balle, to. No. Questo lì? Ah, devo sparargli al piede. Beh, questo non ce l'hanno detto nel briefing. Quest'isola è completamente malata. Comunque è andato, eh. Avevo visto l'ombra, però pensavo che partisse un quick time event. Invece mi ha preso. L'importante è che se ne sia andato dai piedi. Ce lo siamo tolti. Quello che cos'era? Non lo so, piccola. Tieni gli occhi aperti nel caso ce ne siano altri. Speriamo di no. È fatto di... Barbene, ok. La taglia, senti qualcosa? No. Là c'è una luce. Niente? No. La taglia non avverte nulla. Allora, qui è partito anche un checkpoint. Io non so, provo ad andare avanti. No, là c'è un'altra luce.
Ma devo raggiungere la torre. Eccolo. Corri, Natalia. Corri. Non so dove sto andando. Ah, ecco. Ecco. No. Lì si sono veloci. Devo prendergli quello a fare lì. Ok, il suo punto debole è quello. L'altro dove ce l'ha? Non ce l'hanno esposto questi però. Allora, ho perso la... Che fanno? Ah, eccolo lì, ok. Adesso un altro. Quello lì mi sa che devo usare la Python. Ah, così l'ho segato subito, l'ho seccato. Con un bel colpo alla testa. Ho finito i colpi, mi sono dovuto un attimo indietreggiare, scappare, girarmi. Ok, fucile d'assalto. Sì, però dovevo andare. Adesso un'altra cassa. Un po' buio, eh. Ah, di là c'è una luce, ok. Andiamo di là. Questa qua può aprirla, Natalia, no? Sì. Dipende da te, vai. Niente, è andato male, ok, riproviamo. Era di là. Stavolta è giusta qui. Voilà. Cosa c'è qui dentro? Rubino. Piuttosto utile. Sono dei punti, no? Finalmente un'uscita. Alleluia. Qui dentro? Entro con un barile, okay, per tre munizioni. Vediamo che non ci sono più quei cosi di mutanti, ma ne dubito. Ne saranno ancora andando avanti questi mostri. Presentavano gli stessi sintomi di Ouroboros. Uba, roba. È un virus che dei cattivi hanno usato in Africa un paio d'anni fa. La domanda è come è arrivato fin qui. Sì, l'ha usato Wesker, effettivamente. A quanto pare. Forse posso rompere il lucchetto. Ah, di qui si scende, no? Dopo, voglio prima guardare lì dentro. Ci sarà qualcosa dentro questa capanna, no? Sta casetta. Qualche mostro. Sta bene? Mi sa che ha bevuto un po' troppo. Qui c'è un documento. Ah, un altro ce n'è qui. Mi sa che sono tutti morti, eh. Non se la passano più tanto bene. Questo qui? Ah, erano quelli che sono fuggiti? Appunto del fuggiasco. Non posso crederci, sono riuscito a scappare di lì. Non proprio tutto d'un pezzo, ma vivo. Non riesco ancora a comprendere cosa sia successo là dentro. Tutti quegli sforzi per terrorizzarci. Usarci come dei giocattoli era pura follia. Ho incontrato delle persone nella foresta, ma non mi hanno creduto. Non posso biasimarli. Nemmeno io avrei creduto a me stesso. Lui è stato fortunato che ha incontrato delle persone. Io sono stato un po' meno fortunato, visto che ho incontrato tre mostri mutanti.
Dopotutto, chi mai si ribellerebbe a colei che ci ha salvati tutti? Quindi attenzione, una donna, colei, eh? Non posso farlo da solo. Sono andato alla torre delle comunicazioni per provare a chiamare aiuto, ma non c'era alcun segnale. Siamo soli qua fuori. Ma se non riusciamo a comunicare con qualcuno là fuori, siamo finiti. Redentrice? Neanche per sogno. Quella donna è il diavolo in persona. Quindi è una... non è una brava, eh? Da qui scopriamo che non era una brava persona. Allora adesso posso finalmente scendere giù di sotto, no? Non c'è più niente. Andiamo. Vai con calma, Natalia. Non ti preoccupare, vai tranquilla. Ci sono io che ti aiuto. Va con un altro lì. Eccoli, nasconditi. Due ce n'è. Qui? Bottiglia Molotov. Posso provare a lanciarla, com'è? Come funziona la Molotov? Ah, ce l'ho adesso equipaggiato, ok. Ma non va. Vabbè però. Il mostro arriva. Vabbè, arrivo, ti penso io. Non è andata benissimo, ma arriva l'altro. Vabbè. Perché la Molotov non me la... Sono lenti però. Non spara? Vabbè. Non mi sparava più l'arma. Equipaggiata la Molotov, però non so come si lancia. Ah, ecco, così si lancia, ok. Con L1, non me l'aveva spiegato. Adesso ho capito. Troppo tardi, ma... la utilizzeremo in un secondo momento qui. Allora, di qua sarà aperto e chiuso. Vediamo, sarà chiuso senz'altro. Ma aperto. Allora dopo, prima voglio vedere di là. Sono un curiosone io. Guarda, usiamo una taglia, vediamo un po'. Non avverto nemici, ok? Possiamo andare avanti tranquillamente. Topazio. Questo si può prendere e spingerlo per fare cosa? Non lo so. Ah, è chiuso dall'altro lato. Ah! Posso salire da qualche parte allora. Ma ci esce anche di fuori, eh? È chiusa dall'altro lato, quindi devo usare questo per aprirla. Questa cassa. Qui non va, se salgo qui sopra non si arrampica e... no. Forse dallo scaffale, ma non credo, neanche da lì. No, infatti. Non lo so come aprirla sta porta. Di qua non c'è niente. Non è che era solo da spostare, qui c'è un'altra. Ah, ecco, infatti. Dopo l'ho intuito, eh. Vai, Natalia.
Che alla fine poi per una... per un'erba. Sono sempre buone, eh. Però mi aspettavo... Ah no, beh, c'è qualcosa lassù. Ah, adesso sì, devo prendere quell'affare e tirarmelo qui. Ah, c'era qualcosa di più buono, un potenziamento, un pezzo di qualcosa. Vediamo cosa, cos'è. Custodia parti, ok. Non c'è più niente, andiamo di là. Qui c'è qualcosa, una mappa, mappa della foresta, ok. Abbiamo la mappa da... Ah, eccola lì la torre. Ci siamo quasi. Creazione delle armi secondarie. Crea armi secondarie combinando bottiglie vuote con diverse risorse. Per combinare gli oggetti seleziona combina dall'inventario o combina dalla schermata delle combinazioni. Alcol. Qui dentro? Ah, qui posso potenziare le cose. Vediamo un po'. Ah, cioè, munizioni per la pistola e fasciatura. Ricarica rapida, caricatore livello 1, danno livello 1. Ah, ok. E cosa potenzio? La pistola magari, che è l'arma che... Danno livello 1. Mettiamo anche la carica. Adesso è un pochino meglio, no? Qui sotto troverò un bel po' di nemici, me lo sento. Facciamo ancora sta parte. Allora, non ho più... Devo stare attento che ho finito i colpi. Amici non, nemici non ne avverti. Amici, usavo... Molto amici, in effetti. La torre radio è un po' più avanti. Sarà anche lì la torre radio, ma io non dispongo di grandi quantità di munizioni. Dovrò arrangiarmi con la pistola. Beh, ho la Molotov. Posso crearne altre? Sì. Ah, quindi la lancio con quello che è. Questo qui? Non ci passo sotto. Non si sa mai. È sbarrata proprio di... Non l'aprirai mai, Barry. Con quello sì. Dobbiamo sfondare il cancello. Mi sa che dovremmo rimandarlo e sfondare il cancello, allora. Cos'è che corre? Corri. Via. Lato opposto, Barry. Si è sposto, dai. Ok. Ah, ce n'è ancora? Ah, eccolo lì, è sposto anche lui, to. Muoviti. Ok, è andato, tocca l'altro. No, mi colpisce quell'altro. Ok. Non ho usato la Molotov, vabbè. Me la sono cavata lo stesso. Ho quasi finito i colpi. Speriamo che non ci siano più nemici. Devo buttare giù sta affare. Ah, di qua probabilmente, perché si è aperto. Di qui non c'è niente. Qui c'è dei comandi, poi ci vado. Sento ancora la musica. C'è ancora qualche nemico allora. Se riesco a far andare la gru, potrò abbattere i cancelli.
Lo so, Barry, adesso lo facciamo. Volevo vedere un attimo di qua. Un secondo, Barry. No, ecco, perché sono andato anch'io di qua? Vabbè, lo sposto subito, to. No, dove vai? No, vabbè. Calma. Toh. Però ho finito i colpi. Forse qui trovo qualcosa. Una bottiglia molotov, vabbè. Andremo di molotov a sto punto. Ah, uno è un molotov, un altro è un'esplosiva, ok. Solo che sento in questi ambienti. Ah, qui c'è qualcosa. Vabbè, un po' di proiettili li ho trovati. Ci sarà qualcosa qui dentro di utile, no? C'è il motore? Ecco, dovrebbe far andare la roba. Appunto, dovrebbe, non è ancora sicuro, Barry. Ah, di qua il lucchetto era chiuso, che adesso posso passare di qua. Ne usciranno ancora di nemici, non è ancora finito. Ora devo andare di là, no? Lì c'è, qui c'è il... Per andare di lì, per raggiungere quel punto, devo fare il giro di qua. E qui ci sarà qualche altro amicone pronto a farci la festa. Sento dei strani rumori. Eccolo lì. Vieni. Non fare il timido. Bravo, vieni così. Toh. Ho fatto la festa, eh? Ti è piaciuta? Senti, ah, ecco un altro, là c'è un altro, ok. Giusto per farmi un'idea. Quindi è dietro quella porta. Corretto. Ah, il punto debole è la gamba. Di qua è sicuro, ok. Allora io posso di qua. Lui è di là, ok, non vado di lì. E qui in teoria dovrebbe essere al sicuro, dovremmo essere fuori, no? Sì, esatto. Abbiamo evitato quel... Ah, poi usciamo di qua, ok. Vamos, vai Barry. Spacca tutto. Ora chi è il mastro dei lucchetti, eh? Andiamo, presto. Ok. E senza neanche troppe difficoltà passiamo di qua. Problema risolto. E insomma, correre. Hop, accidenti. Corri. Correte. Bravo. Però Barry, ti è dato da fare. Stai bene? Sì. Belli maciullati, eh? Spiaccicati. Andiamo di qua. E quella lì è la torre, no? Già che ci sono, mai arrivo alla torre. E via. Troveremo Claire e Moira? Trovo un'altra strada.
L'ho trovata l'altra strada. Abbiamo proprio fatto un gran bel giro in cerchio. Eh sì. Tanta fatica per di qua a là. Tutta colpa di sto ponte. Corri Barry, vai. Fuori non c'è niente, entriamo. Ma mi sa che non ci saranno più Claire e Moira. Troppo tardi. Infatti non c'è nessuno qui. Merda, c'è nessuno là fuori! No, sta cazzo di cosa! È lei, la mia piccola. Ce l'hai fatta, Moira? No! Questo rottame non funziona! D'accordo. Allora andiamo al Vossec. Tecnologia di merda. Puoi dirlo forte. Questa registrazione di 6 mesi fa. Cazzo, Moira. Tua figlia si chiama... Moira. Già. Perché? Ehi, hey, ragazzino, stai bene? Moira! Lei è morta. Cosa? Nel prossimo episodio di Revelations 2, Moira cercava di raggiungere quella torre quando ero con lei. Ho bisogno che mi porti lì. Puoi farlo per me? Non se siamo stati infettati con qualcosa. Prometto che arrivo. È questo il posto? Il Vasito, come si chiama? Non avere paura. Finalmente siete arrivati! Se ne andiamo da questa merda lì, ok? Bene, prossimo episodio meditazione. Abbiamo scoperto un po' di cose. Barry è arrivato addirittura 6 mesi in ritardo. Abbiamo finito l'episodio 1, colonia penale. Ha preso un trofeo nella colonia penale, ok. Dicevo, abbiamo finito anche questo, abbiamo finito anche questa parte. Prova completato, curioso episodio 1, bla bla bla, si è preso un po' di roba. Precisione A, S e B, sempre il tempo di completamento è sempre piuttosto lento, sì, perché giro, non è che non penso a correre. È peggiorata anche la precisione, prima eravamo sull'80, adesso il 72. Va bene, 6 mesi dopo quindi Barry è arrivato sull'isola. Bel casino, a quanto pare Natalia dice che è morta. Lo scopriremo nella prossima, vedremo un po' cosa succederà. Vi saluto al prossimo episodio. Ciao!